Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Io mi chiamo Sante, sono da Sanificare. La quarantena è finita e siamo tutti liberi. Oggi in questo video lo volevo fare apposta in un giardino, proprio perché voglio sentire, voglio parlare all'aperto. Sono stancato di parlare in casa, sempre chiuso, di vivere con la mascherina. E niente, in questo video volevo ringraziare un po' tutti che vi siete iscritti. Se non l'ho ancora fatto, iscriviti subito. E in questo video oggi voglio rispondere a tante domande che mi fate. Ovviamente dopo la sigla, vi aspetto. Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua. La domanda più frequente che ci fate è: ogni quanto devo fare la sanificazione? Parliamo da questo. Partiamo da questo. Un impianto di condizionamento è molto simile per legge a un impianto come se fosse la caldaia, anzi è uguale. Ovviamente più è alta la potenza, più si parla di kilowatt maggiori, più ci sono dei controlli e delle verifiche maggiori. E ovviamente, essendo delle macchine termiche, hanno bisogno di una manutenzione regolare. Adesso c'è un po' la moda della sanificazione di qua, sanificazione di là. E sanifichiamo questo, mettiamoci i guantini, mettiamoci la mascherina, mettiamoci il prodottino, mettiamoci questo, mettiamoci quest'altro. Ma noi sono anni che facciamo questo, ci occupiamo di questo e a tutti i nostri clienti gli proponiamo annualmente proprio questo servizio. Tanti lo facevano, tanti non lo facevano annualmente, lo facevano ogni due anni. Ma dopo questa epidemia del Covid, diciamo che le cose sono un po' cambiate per tutti. Siamo un po' tutti più attenti e tutti annualmente vogliono fare questo tipo di servizio. Quindi, se non hai ancora fatto la tua manutenzione ordinaria e la sanificazione, io ti suggerisco di mandare un'email a info@sanificare.it, di prenotare quanto prima la sanificazione. E se non credi a quello che diciamo noi, che è necessario, a parte che puoi informarti su internet, ormai su internet c'è di tutto, scrivi manutenzione ordinaria al condizionatore e vedrai che annualmente dovresti farla. Quindi, ricapitolando, nella manutenzione ordinaria che ne facciamo c'è anche la sanificazione dell'impianto. Come la facciamo? Sicuramente, se non hai visto già gli altri video, ti consiglio di vederli. Troverai dei link, oppure vai sul nostro sito o vai sul nostro canale YouTube e troverai tutti i video che vuoi. Rispondiamo a molte domande. Se invece vuoi fare una prova al tuo condizionatore, sono anni che non fai una manutenzione, oppure ti limiti solamente ai filtri, oppure chiamavi l'idraulico che ti ha installato l'impianto, che ti metteva, non so, la schiuma, il profumo, ma vuoi fare una cosa fatta un po' meglio, un po' a norma di legge, puoi verificare stesso se è necessario. Come fare? Avvicinati con il tuo telefonino al condizionatore, apri le alette, punta la torcia del tuo telefono all'interno e vedrai che ci sarà un sacco di muffa e ci saranno... vedrai una patina verde, marrone, non so di che colore, di solito siamo lì, queste tonalità, e sicuramente sono muffe. Ciao a tutti, oggi siamo qua in questo impianto, in Mitsubishi. Guardate all'interno cosa c'è, tra un po' lo apriremo. Guardate, già si intravede qualcosa, sembra nuovo dall'esterno. Sì, i filtri sono puliti. È l'unica cosa che tengo pulita. Sì, ma all'interno è proprio porco. Mamma mia, bello. Così mi piace. Fare da qui. Così mi piace. Ciao. Ecco qua, un Mitsubishi. Guardate cosa c'è all'interno. Ecco qua, questo condizionatore. Brian, hai visto com'è pieno? All'interno? Mamma mia. Quindi come fare? Avvicinati al tuo condizionatore, apri la letta, punta la torcia del tuo telefono all'interno e vedrai che tutta la ventola è sporca. Se non lo è, ma l'impianto è installato da almeno due anni, ovviamente i batteri, i virus e le muffe
non è che da un giorno all'altro crescono, ci vuole un po' di tempo per crescere, per formarsi, e ovviamente tante volte ad occhio nudo non si vede. Quindi se almeno, se il tuo impianto ha almeno più di 2 anni, io ti suggerisco di prenotare la tua sanificazione per essere tranquillo. Io ti ringrazio, mi raccomando iscriviti al nostro canale, visita il nostro sito e ci vediamo al prossimo video. Ciao!